Afferrò il campanello e lo scosse con violenza. Comparve subito il griso, il quale stava allerta. Si fermò a una certa distanza dal letto, guardò attentamente il padrone e s'accertò di quello che la sera aveva congetturato. Griso, disse Don Rodrigo, rizzandosi stentatamente a sedere, tu sei sempre stato il mio fido. Sì, signore, t'ho sempre fatto del bene, per sua bontà. Di te mi posso fidare. Diavolo, sto male, Griso. Me ne ero accorto. Se guarisco ti farò del bene ancor più di quello che te ne ho fatto in passato. Il Griso non rispose nulla e stette aspettando dove andassero a parare questi preamboli. Non voglio fidarmi d'altri che di te, riprese Don Rodrigo. Fammi un piacere, Griso. Comandi. E lo disse rispondendo con la formula solita a quella insolita. Sai dove sta di casa il chiodo, il chirurgo? Lo so benissimo, un galantuomo che chi lo paga bene tiene segreti gli ammalati. Va a chiamarlo, digli che gli darò 4, 6 scudi per visita, di più, se ne chiede di più, ma che venga subito e fa la cosa bene, che nessuno se ne avveda. Ben pensato, disse il Griso, vo' e torno subito. Senti, Griso, dammi prima un po' d'acqua, mi sento un'arsione che non ne posso più. No. Signore, rispose il Griso, niente senza il parere del medico. Sono mali bisbetici, non c'è tempo da perdere. Stia quieto, in 3 salti sono qui col chiodo. Così detto, uscì, raccostando l'uscio.